Con Alessandro Benetton, famoso imprenditore del territorio, lei ha appena detto una frase che ci ha molto colpito. Domandiamoci cosa possiamo fare noi per questo paese e non questo paese per noi. In questo si racchiude tutto il vero spirito imprenditoriale dei Veneti. Ma è un percorso ormai obbligatorio. Di fronte a un mondo che cambia, è difficile avere la pretesa che ci sia qualcuno sopra di noi che ha sempre le risposte. Si trovano le risposte lavorando, con impegno e ogni giorno mettendosi in discussione. Questo è un obbligo della collettività, è un obbligo dei singoli, dove i singoli devono avere una doppia coscienza. Da una parte sapere che possono fare la differenza e dall'altra che il dialogo è aperto continuamente e il confronto è necessario per migliorarsi. Io sono in qualche maniera sempre incoraggiato dal dialogo con alcuni ragazzi che si rendono conto che la differenza la possono fare facendo. E tante volte ognuno di noi, il consiglio che io do è ci si scopre facendo più che pensando o aspettandoci le risposte dall'alto. Il nostro è un territorio straordinario, è straordinario per le bellezze che abbiamo, per quello che, ma soprattutto per le personalità, per questa voglia che abbiamo storica di metterci in discussione. Insomma, da qui siamo andati in giro per il mondo tutti quanti e ci siamo messi in discussione tante volte. Presidente Pozza, oggi tante opportunità per gli imprenditori del territorio di farsi conoscere in una convention davvero importante per tutta la regione Veneto, direi per tutta l'Italia. Sì, opportunità ce ne sono tantissime, un'assemblea molto partecipata, questi B2B oltre 500 sono una testimonianza dell'interesse proprio che del sistema camerale estero e stiamo valorizzando al massimo tutte le esperienze in modo tale che i nostri imprenditori sappiano cogliere tutti gli strumenti che ci possono dare crescita, che ci possono dare esportazioni e anche investimenti in Italia. Col dottor Domenico Auricchio, presidente di Asso Camere Estero, il ruolo delle Camere di Commercio italiane all'estero che oggi vengono celebrate in questa iniziativa? Ma innanzitutto sono una rete straordinaria, provate a pensare, sono 80 camere di commercio con 130 uffici dislocate in 55 paesi del mondo, ma soprattutto sono costituite da italiani che sono all'estero da tanti anni, magari italiani, imprenditori italiani che sono nati all'estero ma hanno l'Italia nel cuore e quindi vogliono mettere i servizi della loro camera al servizio del nostro paese, che poi è anche il loro paese, soprattutto delle imprese italiane, di quelle piccole e medie imprese italiane che hanno voglia di affrontare i mercati esteri. Credo quindi che sia una rete straordinaria in tutto il mondo che si mette al servizio del nostro paese. Credo oggi a Treviso, insieme al presidente Pozza della Camera di Commercio, abbiamo portato 300 delegati da tutto il mondo. Oggi pomeriggio e domani mattina tassello di operatività è che le imprese, gli imprenditori del Trevigiano incontreranno i presidenti, i segretari generali, i funzionari di queste camere di commercio per poter incominciare a parlare ovviamente di affari ma di relazioni. Con Federico Caner, assessore al turismo della Regione Veneto. Oggi non solo imprenditorialità qui a Treviso, ma anche offerta turistica, prospettiva turistica, il ruolo delle Camere di Commercio italiane all'estero in quest'ottica. Finalmente direi che le Camere di Commercio hanno anche questo ruolo, che non è soltanto quello di pensare all'internazionalizzazione delle imprese, ma anche appunto a valorizzare il territorio attraverso il turismo. Turismo che va di pari passo con le aziende, perché turismo significa non soltanto cultura, storia, identità, ma significa anche artigianato e commercio ed enogastronomia, quindi prodotti del territorio. Le Camere di Commercio hanno questo importante ruolo grazie anche a finanziamenti dedicati che, sommati a quelli regionali in una strategia più complessiva di sistema, possono portare, ripeto, non soltanto a valorizzare le nostre imprese all'estero, ma anche a far sì di creare dei progetti per l'incoming, cioè per portare turisti nel territorio, vendere prodotti, ma far conoscere anche il territorio, perché molti turisti non sanno da dove vengono i nostri prodotti, quindi il collegare il prodotto al territorio diventa fondamentale. Ecco che allora in questa ottica l'accordo che la Regione Veneto ha fatto di recente con le Camere di Commercio di Treviso e Belluno, Venezia e Rovigo, ora anche Padova, e speriamo a breve entrino altre Camere di Commercio regionali, ci porterà ad avere un sistema unico integrato, che significa avere missioni uniche nel mondo con una regia unica regionale e anche una valorizzazione del turismo su scala regionale.